a discapito di quanto affermato da Paolo Bonolis qualche settimana fa da Massimo Giletti, il programma potrebbe ripartire tra pochi mesi. Ciao Darwin, il programma di intrattenimento di Canale 5, partirà con una nuova edizione dalla prossima stagione televisiva. L'ultima, andata in onda nella primavera del 2016, ha ottenuto un grandissimo successo di ascolti con una media superiore ai 5 milioni di telespettatori ed uno share oltre il 25%. Come annunciato qualche mese fa dal conduttore Paolo Bonolis nel programma di Massimo Giletti Non è l'arena in onda sulla 7, la nuova edizione di Ciao Darwin, che sarà l'ottava, sarebbe dovuta partire dopo Sanremo 2019 e, quindi, nella prossima primavera. Tuttavia, nelle ultime ore, sono trapelate indiscrezioni che vedrebbero la messa in onda del programma in anticipo, ovvero il prossimo autunno. Ciao Darwin 8 potrebbe partire già il prossimo autunno. L'ottava edizione di Ciao Darwin potrebbe partire già nell'autunno 2018, anziché nei mesi primaverili. L'obiettivo dei vertici Mediaset sarebbe quello di far gareggiare la popolare trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti contro Tale quale show in onda su Rai 1 e condotto Carlo Conti che, dopo tanti anni, si ritroverebbe come concorrente un programma di intrattenimento. Un avversario che il conduttore toscano conosce benissimo, visto che nel 2016 se lo ritrovò contro quando condusse la settima edizione dei Migliori Anni. In quel caso, Conti perse nettamente entrambe le sfide con Bonolis, che invece si aggiudicò la sfida Auditel sfiorando il 30% di share ed il muro dei 5 milioni di telespettatori. È bene precisare che, in tale occasione, il presentatore della corrida si difese egregiamente, superando i 4 milioni di spettatori ed il 20% di share. Come andrà a finire dunque? Ciao Darwin tornerà in autunno o in primavera? Nel secondo caso, come hanno fatto notare molti utenti, sarà molto difficile trovare una collocazione nella serata del venerdì sera da marzo in poi, visto che in quel periodo su Rai 1 andrà in onda Sanremo Young con Antonella Clerici, che ha lo stesso agente di Paolo Bonolis e, perciò, difficilmente verranno trasmessi contemporanei, e la corrida che, rispetto a Tale quale show, è sicuramente un avversario molto più temibile. Quest'anno infatti ha fatto letteralmente crollare gli ascolti del biscione nel quinto giorno della settimana. Canale 5 è riprovato a difendersi con la soap Il segreto che, il più delle volte, è finita in monocifra nel confronto diretto con il programma dei dilettanti allo sbaraglio.